Io? Vai. Io vorrei approfittare dell'occasione che molto imprevedibilmente si è verificata oggi, in quanto non era previsto appunto questo nostro incontro, parlare però di qualcosa che mi rimaneva un po' sul gosto da un po' di tempo e di cui avevamo anticipato in varie occasioni alcune congetture, e cioè abbiamo parlato da varie volte della vicenda personale umana di una giovincella che si chiamava Beatrice Cenzi e che ha fatto da spartiacque al periodo fra il Rinascimento e l'evoluzione poi successiva che arriva all'arte, quello diciamo l'espressione artistica del barocco e tutto il resto, e che il rococò e tutto quello che ne consegue, che è permeata da una evidenza di controllo e di gestione del sapere, della cultura e quant'altro, che passa da un periodo di crescita intellettuale, morale, eccetera, e per poi finire infaustamente in quel periodo della riforma e della Inquisizione spagnola e poi italiana. Diciamo a questo punto che da parte del papato l'investimento nell'arte non era... Era una questione finanziaria, non esatto. Era una questione e di potere. Certo, potere. In assenza di truppe sufficienti per dominare, soprattutto in Italia, il papato utilizzava l'arte. E ricordiamocelo bene, che tutto quello che ha rappresentato il Rinascimento culturale a Roma e anche a Firenze, ricordiamocelo anche bene, perché il gioco era un gioco politico come ampiamente di finanziario di banche. Esattamente, ma come era comunque dimostrato perfettamente anche dai lavori di Machiavelli, che vedeva appunto in un'ottica politica, così come ha visto l'arte fiorentina che richiamava, parlo dell'arte, parlo della poesia, parla dell'epicentro culturale di Firenze, che richiamava dall'estero, non solo dall'Italia, i migliori intellettuali, così come oggi fanno in America, la stessa cosa, è una questione pura. Col denaro si compra la cultura e si realizza la cultura. Esattamente, di potere. Beh, allora io volevo parlare appunto di questa giovincella Beatrice Cenzi, che era erede di una dinastia di nobili di secondo livello, che però avevano i loro fondi, loro feudi. Erano feudatari i valvassori dei vassalli, sì. Erano dei valvassori dei Colonna in particolare. Ecco il motivo per cui il padre di Beatrice Cenci, che era un delinquente fatto e cagato, come si dice a Roma. Esattamente. Era un delinquente che più di qualche volta era stato condannato per reati di violenza, reati contro la pubblica... Aveva anche abusato della figlia. No, aspetta, ci arrivo. Allora, proprio per evitare di essere incarcerato con tutte le conseguenze del caso, perché allora non è che facevano sconti a nessuno, anche ai nobilastri, a un certo punto... Quando cadevano a Roma, nelle disgrazie. Certo, a Roma l'aria cominciava a essere, puzzolente per il padre di Cenci, a un certo punto ha detto vabbè, qui l'aria comincia a puzzare, bisogna cambiare aria, e ha pensato bene di andare a farsi proteggere sotto l'ala protettrice dei Colonna, proprio nel paese di
Orvinio, che oggi è in provincia di Rieti, di fronte al quale io ho avuto il più grande che allora però era in provincia della mia vita, però lì era in provincia di Napoli, praticamente era sotto il dominio dei Borbone. Non so se era tra Napoli sì, o era Perugia. Era Napoli. Perché la provincia di Perugia si è... Era Napoli. Vabbè. E allora era sotto l'Aquila, era sotto il comune dell'Aquila, che era allora provincia del Regno di Napoli. E appunto in quel di Orvinio si manifesta in maniera eclatante la personalità del padre Cenci, padre perché non era padre, non era frate, era semplicemente il padre di Beatrice Cenci, di cui adesso, padre carnale, di cui non mi sfugge il nome, il quale aveva pensato bene di mettere fine al proprio isolamento personale sposandosi una seconda volta con una donna anche molto intelligente e piacente, di cui adesso mi sfugge il nome, anche lei nobile, che ha rinsanguato le casse del suo marito, perché era un dilapidatore del patrimonio di famiglia, era dedito a qualunque tipo di eccesso, di vizio, ed era un delinquente conclamato, per cui a un certo punto ha pensato bene di andare a Orvinio e stabilirsi stabilmente lì. Lì tutte le sue manie, le sue fobie le esplicitava in particolare contro i familiari, oltre ai suoi sottoposti, ma in particolare e quindi una delle tante cose che da maiale qual era aveva fatto era approfittarsi della figlia e violentarla. A un certo punto la figlia, appunto Beatrice e gli altri fratelli fanno vari tentativi fino a che nell'ultima situazione finalmente riescono a buttarlo giù dal palazzo dichiarando che era caduto dal balcone. In realtà è molto probabile, tra l'altro. Sì, vabbè, ubriaco avrebbe potuto essere. Però poi è stata riesumata la salma e la salma è visitata da dottori di fama dell'epoca. Che cosa hanno riscontrato? Che le ferite provocate dalla caduta non erano compatibili con quelle che c'erano sul corpo e soprattutto non c'era sangue sulla roccia su cui era caduto, che avrebbe dovuto esserci, no? E quindi viene intentato il processo incomincia a emergere varie testimonianze, contraddizioni, e anche Beatrice non riesce a smentire totalmente l'ipotesi dell'omicidio, e quindi alla fine viene condannata. Vengono condannati la matrigna, i due fratelli e lei, e un quinto che era il maggiordomo di casa, più o meno, per capirci. E allora le pene combinate sono la madre, la matrigna, la matrigna capocollo, cioè a capocollo, come si dice la parola? A capocollo, no, vabbè, tagliata la testa, viene tagliata la testa. Come si chiama la punizione per cui ti tagliano la testa? Non viene la parola, vabbè. Alternativamente ghigliottinati. No, non è ghigliottina, è una cosa. No, lì proprio con la spada, viene tagliata la testa con la spada, addirittura. Sì. Un fratello viene condannato ad assistere allo sterminio della famiglia, praticamente, dalla vice madre, perché erano tutti figli della precedente moglie. Il fratello più grande addirittura viene mazzolato, come si diceva all'epoca a Roma, viene anche condotto seduto su un asino e torturato, certo, con i ferri arroventati. Lungo il percorso, esatto, lo torturavano in modo che la gente che assisteva allo spettacolo godeva del sacrificio di questa persona. Esattamente. E alla fine viene mazzolato, nonché viene squartato. Squartato da due corpi. Come è un'abitudine che è rimasta a Roma fino ai tempi di Mastro Titto. Certo. Ricordiamoci bene, certo, che Mastro Titto era specialista, non solo è durato come boia per 75 anni.
Certo. Un bravo uomo. Un servitore dello Stato. 80 anni, scusa, no, 85, 80 anni. E l'altra sorella viene decapitata, ecco, non mi arriva la parola, e lei ovviamente è altrettanto decapitata. E dopo essere stata ampiamente torturata. Sì, certo. Noi abbiamo detto, siamo passati varie volte vicino alla casa. A Tor de Cenci, esatto. Si chiama apposto Tor de Cenci per quel modo lì, perché c'era la torre della famiglia Cenci, e dove c'erano le segrete, dove è stata poi prigioniera appunto anche Beatrice Cenci. Mentre c'era la porta, noi abbiamo fatto un video di fronte alla porta dalla quale ella è uscita, già incatenata per essere portata al patibolo. Allora, in tutto questo, in tutto questo, diciamo, racconto, sia prima che dopo, diciamo, degli eventi, perché quello che volevo rilevare, e poi dopo porteremo il discorso anche generalizzato verso tutte le altre nobiltà, era che in quell'epoca lì, in cui, diciamo, le maniere della violenza erano in fase di abbandono parziale, perché come abbiamo visto il padre faceva sempre ricorso alla violenza, alla forza per portare avanti le proprie modalità di possesso della famiglia. La famiglia era posseduta dal capofamiglia, nel senso che non solo era posseduta come da un demonio, ma era un demonio che possedeva un demonio fatto uomo sotto le spoglie del padre, che gestiva tutti i beni della casa e quindi anche la moglie, i figli e quant'altro. Cosa che poi è perdurata anche fino a 50 anni fa. Anche di meno. E quindi questo è il discorso. Cioè lì ci si ritrova di fronte a una modalità di esercizio del potere. L'esercizio del potere che in quel momento lì cominciava ad apparire, almeno di fronte alla pubblicità e alla della vicenda, diciamo, veniva descritta in maniera molto dettagliata, per far apparire che quella violenza era solo un'ipotesi di secondo livello, diciamo così, ecco, no? E quindi la maggior parte della, diciamo, prestazione personale nei confronti della pubblicità e della comunicazione veniva data in maniera ufficiale, in maniera ufficialmente da bon ton, diciamo così, dell'apparire persona valida a prescindere dalle scene di violenza che sarebbero potute poi perpetrare. E cioè, praticamente, che cosa diceva? Diceva che il padre di Beatrice Cenci era stato, diciamo, la fase terminale o una delle fasi terminali dell'incremento di potenza della famiglia dei Cenci, perché partendo dal nonno si era cominciato a inglobare dei terreni di latifondo che erano situati prevalentemente attorno alla via Casilina, attorno al 15° chilometro della via Casilina, dove oggi c'è Tor de Cenci, il castello dei Cenci, scusa, che ancora si vede quando passi lungo la Casilina, sulla destra, uscendo da Roma, vicino alla borgata Finocchio. E quindi si evidenziava che appunto questo allargamento dei possedimenti del latifondo dei Cenci era dovuto ad acquisizioni tramite pagamento, tramite acquisto, e in realtà invece si faceva di tutto e di più per incutere timori ai possessori, diciamo, e per farli espatriare, diciamo, pro tempore, a possessori comunque magari non legislativamente documentalmente protetti, ma che comunque fino ad allora non esistevano. Sì, i catasti, non esistevano gli strumenti per dimostrare che quel terreno era di proprietà. Sì. Loro hanno fatto opera di convincimento di questi che li detenevano preventivamente, e hanno poi, diciamo, accorpato tutti questi beni accatastandoli sotto la proprietà appunto dei Cenci, che alla fine, quando poi fu condannata l'estinzione della famiglia praticamente, attorno mi ricordo anche la data dell'evento
del sacrificio che era l'11 settembre del 1599. Ti dice qualcosa quella data lì? Mi dice moltissimo, perché febbraio del, semplicemente pochi mesi dopo, febbraio sarebbe del, stato bruciato vivo Giordano Bruno. Esattamente, anche lui apparentemente, esatto, diciamo legalmente, legittimamente mandato al sacrificio, quando in realtà era una turpitudine di una violenza assoluta, esatto, sia morale che intellettuale che fisica. Tra l'altro agli amici dico che c'è un bellissimo filmato che io ieri ho fatto girare, è intitolato La morte dell'inquisitore, un bellissimo filmato girato da un gruppo di attori e registi palermitani. Se qualcuno lo vuole vedere, penso che andandolo a cercare su internet lo dovrebbero trovare. Insomma, per concludere il discorso e delineare l'aspetto sia topico relativo a questo fatto e sia quello generalizzato rispetto alle modalità in cui è stato condotto questa impresa, bisogna concludere insomma dicendo che nel momento in cui lei fu sacrificata con il taglio della testa, lei possedeva, che era l'ultima degli eredi ufficiali, possedeva circa 7.000 ettari, quindi parliamo di una cifra enorme. Certo. Che però apparentemente fu fatta in maniera legale, perché una volta estinta la famiglia, diciamo quella il ramo principale, si fu indetta una gara d'appalto. Una gara d'appalto all'epoca, pensate un po', che esatto, non esisteva, però se la sono inventata. Gara d'appalto, che però si può dire che il clero è l'inventore degli appalti. Eh sì, che era stato indetto da Clemente VIII, che era uno degli Aldobrandini, quelli famosi Aldobrandini, che distribuiscono le caramelle ai bambini. Che però era anche quello che aveva condannato a morte l'intera famiglia Cenci. E poi è stato anche quello che ha indetto l'asta pubblica per la vendita dei terreni all'asta, dei terreni dei Cenci. Se non ci sono dei beni da confiscare, i preti difficilmente ci si mettono in mezzo. Allora, poi va detto che effettivamente, allora, la gara la vinse questo, non mi ricordo più adesso il nome, Aldo Brandini, che era nipote del Papa Clemente VIII. Infatti. Però gli eredi del secondo ramo collaterale dei Cenci hanno detto: no, Boni, qua c'è una truffa in corso. E appunto l'Aldo Brandini poi fu costretto in varie occasioni in tribunale a riconsegnare il mal tolto in buona parte ai discendenti ufficialmente diretti, dimostrando con questo, esatto, che la discendenza era reale, esatto, da parte no, ma soprattutto erano dei delinquenti che avevano fatto l'asta quando esistevano dei pretendenti ufficiali conclamati e documentati. Esattamente, ma c'è sempre la benedizione. Allora voglio dire una cosa, ecco, tutto questo discorso dei Aldobrandini, dei Cenci, eccetera eccetera, ma è detto per far capire che quei 7.000 ettari che la Cenci aveva, da qualche parte poi sono andati o Aldo Brandini o altri Cenci del ramo secondario. Esattamente. O quello, cioè quando c'è un bene, quel bene non svanisce nel nulla. Esattamente. Soprattutto fino al momento attuale in cui tutto veniva calcolato secondo moneta corrente con cespite in oro o argento, esatto, che legittimava quel valore. Fino a quel momento, cioè fino a qualche anno fa, tutto aveva un valore. Oggi è opinabile, perché da quando è stata, diciamo, creata la moneta elettronica, virtuale e tutto il resto, sono tutte cazzate. Quindi pretendere di avere un bene o non averlo è un po' altezzoso, un po' relativistico. Quantistico, diciamo, meglio quantistico. Meglio ancora. Vista meglio, è un superamento. Tant'è vero che la moneta virtuale è quantica. È quantica, certo. È quantica. E io solo sai che non sono d'accordo per niente sul quantismo, sul calcolo matematico quantista. Sono tutte cazzate, perché il gatto o è nero o è bianco. Non esiste come un bianco una volta è nero e una volta è bianco. Heisenberg. Giusto? Esattamente. Quindi andate a quantizzarvi da un'altra parte, a mio parere. Diciamo che con questo
abbiamo quasi no, terminato. Io volevo portare al compimento il ragionamento. Quindi quello che volevo far rilevare è puntualizzare in questo momento in maniera drastica e inconfutabile. È il rituale. Volevo dichiarare che quello che esiste, non sparisce nel nulla. Quindi i re, i principi, i vassalli, i valvassini, i valvassori, quello che cazzo va, non spariscono finché ci sono i domini, ci sono i dominus del terreno, dell'immobile, della miniera, di quello che cazzo ti pare a te. Quella gente lì cambia nome, ma cambia davvero nome come fanno gli ebrei, oppure si estingue una dinastia e i beni passano a un'altra dinastia, ma quello che voglio dire è che partendo dai re di Roma, e qualcuno di Colonna in passato dichiarava che fosse così, che discendevano dalla gens Iulia, discendevano dalla gens Iulia, vero o non vero, comunque erano i Colonna, e i Colonna esistono ancora, esatto. Non si occupano più direttamente della gestione del territorio, della Repubblica, del Regno o di quello che cazzo a voi, ma ci sono e controllano da remoto. Ci sono e controllano da lontano, non li vedi, non li senti, non li percepisci, ma sono quelli che fanno parte di quelli che vogliono il nuovo ordine mondiale, in modo che se spartiscono ufficialmente quello che già c'hanno e lo mantengono ufficialmente, non apparendo mai. D'accordo col sacro scoglio, e con questo concludiamo perché abbiamo finito la registrazione. Hai finito, dici? Sì. Guarda. Sì. È finita? E quanto manca? Fammi vedere.